Sì, buonasera. Allora, Milano, presente. Bottone, presente. Gargano, presente. Cobalto, presente. Cuomo, presente. Apicella, presente. Amatruda, presente. Stancati, presente. Malè, presente. Del Pizzo, De Luca, no, vero. Laudano, presente. Balestra. Presente. Allora, presidente, c'è il numero. Prima di iniziare faccio la solita raccomandazione ai sensi del regolamento per la diretta streaming del Consiglio Comunale, avendo cura da parte di tutti presenti in sala del funzionamento di apparecchi atti alla video, audio, registrazione e diffusione, per cui è sommamente importante porre attenzione nei confronti soprattutto della privacy. Chiedo ai consiglieri, prima di aprire l'ordine del giorno, se ci sono interventi preliminari. No, allora le comunicazioni preliminari sono preliminari all'ordine del giorno e attengono ai sensi del regolamento eventuali fatti di, diciamo, di interesse locale o nazionale che i consiglieri intendono. Dopodiché le comunicazioni, come sapete. Allora, se posso. Prego, consigliere Lauda. Chiedevo però chiaramente sempre con spirito non polemico della situazione delle spiagge, perché capisco che c'è una faccenda giudiziaria ben complessa, però giusto è, secondo me è bene non intricarsi in polemiche inutili, però lo dicevo proprio, siamo all'inizio dell'estate, della stagione balneare, e credo che comunque al di là della situazione, ma si sente? Sì, comporterà penso un po' di casino proprio dal punto di vista turistico, perché chiedevo se c'è qualcosa in mente, visto che comunque pare che il governo a pochi giorni darà una proroga fino al 31 dicembre, giusto qui, se c'è qualcosa, se si è pensato qualcosa, ma giusto per una questione turistica di impatto, con tutto che succederà un po' un casino, visto che si tratta. Sì. No, parlavo naturalmente delle piccole gestioni balneari, chi le rinnova? Cioè, ho sentito dire che sì, no, la vicenda qua, quando riguarda il governo, penso che. No, no, infatti sto dicendo del piano più del waterfront, dal punto di vista proprio turistico. Le concessioni, secondo me, il governo rinnova fra due giorni. Quindi tutto, secondo me, filerà fino al 2024. Questo è, se abbiamo qualcosa in mente. Penso che sia diversa comunque la situazione di Amalfi rispetto a quella che sono le fatte concessori a livello nazionale. Però che sia una cosa che al limite può chiarire meglio il sindaco. No, no, ma infatti parlavo del waterfront perché secondo me sì. Pure alla Amalfi non cambierà niente fino al. Per il resto delle concessioni, però siccome ci troviamo questa cosa all'inizio, fosse stata fine estate, vabbè, ci troviamo all'inizio dell'estate con un bel. Prego, Del Pizzo. Ho chiuso. Sindaco, poi giusto per non perdere tempo, in modo che poi dopo attacchiamo pure con. Dopo la risposta al consigliere Laudano, volevo sapere un pochettino in termini molto anche stringati, però diciamo che siano di facile ricezione per la cittadinanza, a che punto siamo con la situazione del trasporto pubblico, perché noi abbiamo liberato il piazzale dai bus turistici e noi tutti quanti siamo contenti e felici di questa situazione. L'amministrazione so che si era attivata anche per i bus diciamo della SITA, sembra che il prefetto in quella famosa riunione sia, diciamo, abbia un po' tergiversato per il momento sulla liberazione degli spazi, anzi se non mi ricordo male pure aveva invitato l'amministrazione a far ritornare alla SITA anche gli ulteriori due stalli. Ma il problema serio che si pone oggi è. Aspetta, un secondo. Allora, voglio soltanto essere chiarita una cosa. Siccome ci sono stati degli incontri, anche a volte un pochettino, come dire, accesi tra l'amministrazione e la direzione della SITA, volevo capire un pochettino com'era la situazione e poi soprattutto se l'amministrazione aveva individuato delle aree dove poter far sostare al di fuori della fermata
i pullman della SITA, perché qua fra poco, e si tratterà di una settimana, 10 giorni, 15 giorni al massimo, noi andiamo a finire nel pallone. Già quasi ogni mattino, ogni pomeriggio, quando arrivano e partono i pullman, due si fermano quasi sempre davanti al terminal, e non penso che sia una bella cosa far respirare soprattutto gas di scarico. E se c'era, ho sentito parlare di un modello fisciano che è stato proposto dalla SITA per la fermata, il carico e scarico dei passeggeri, proprio in vista della stagione turistica, e soprattutto perché mo c'è stato un concentramento di... Fino adesso siamo stati abbastanza tranquilli, perché con le scuole e senza turisti la cosa è andata piuttosto bene. Ma da oggi in poi, con un carico turistico maggiore e con gli studenti che fino a giugno dovranno prendere i bus del servizio pubblico, la cosa comincerà a essere un pochettino particolare. E anche in vista del dimensionamento che dal punto di vista marittimo si è avuto con la Capitaneria di Porto, e questa è una cosa fondamentale, perché se noi riduciamo, se dobbiamo ridurre il carico sulla strada e aumentare le vie del mare, un dimensionamento marittimo ci penalizza in un modo pauroso, e non solo ai residenti ma a tutti i turisti, soprattutto che vengono invitati a non prendere la propria macchina per arrivare in costiera. Ci fa piacere invece che la ZTL finalmente ha cominciato a muovere i primi passi, e penso che lei ora nelle comunicazioni ce lo dirà, però vorrei avere almeno un'indicazione per la cittadinanza. Grazie. Sono chiusi gli interventi da parte dei consiglieri, o ce ne sono altri? Allora, ai sensi dell'articolo 75 del regolamento, ovviamente ogni consigliere può porre questioni sull'ordine del giorno, problemi, fatti di interesse preminente locale o di rilevanza nazionale e internazionale. Chiaramente non sono dovute risposte se gli argomenti non vengono presentati per iscritto, ma in ogni caso si tratta, rispetto a quello che abbiamo sentito dai consiglieri Laudano e Del Pizzo, di argomenti che posso trattare anche nell'ambito delle comunicazioni, per cui apro l'ordine del giorno con il primo punto che prevede comunicazioni del sindaco, e per comunicare a tutto il consiglio che nella giornata di ieri sono stato informato dal sottosegretario di Stato ai trasporti onorevole Tullio Ferrante della avvenuta approvazione nell'ambito della commissione trasporti della Camera degli emendamenti al codice della strada che consentirebbero l'attuazione della zona a traffico limitato territoriale. Questa circostanza riveste un'importanza enorme, e mi sia consentito di precisare che non sono i primi passi, ma probabilmente siamo all'ultimo miglio, atteso che il risultato si raggiungerà con l'approvazione in Parlamento delle modifiche. Questa proposta è stata avanzata 5 anni fa dalla nostra amministrazione, si è fatta intesa istituzionale con la regia della Prefettura, l'ANAS, la Provincia e la Regione Campania, regione che peraltro ha finanziato anche il progetto preliminare per la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per il funzionamento del sistema di zona a traffico limitato territoriale, e dopo tutta una serie di incontri avuti con esponenti politici a livello nazionale, nella giornata di ieri abbiamo appunto saputo che sono stati approvati in Commissione Trasporti un emendamento a firma dell'onorevole Imma Vietri e uno a firma dell'onorevole Piero De Luca. Peraltro nel corso degli ultimi mesi con i sindaci della costiera abbiamo interessato vari esponenti del governo, tra cui anche il viceministro Edmondo Cirielli, e tutti quelli che ho menzionato ci hanno garantito massima attenzione e interesse su questa vicenda. Li voglio ringraziare, perché l'approvazione di queste modifiche significherebbe veramente una svolta copernicana per la Costa d'Amalfi, perché la ZTL è a nostro avviso l'unico sistema strutturale che potrà consentire di gestire il traffico in maniera intelligente. Ci tengo a chiarire in questa sede che il sistema, anche per stemperare alcuni dubbi maturati nell'ambito del dibattito,
non tende a voler vietare la fruizione di un territorio a qualcuno, quanto quello di consentire una fruizione intelligente. Il concetto di fondo è un po' quello della distribuzione nell'arco del tempo dei flussi per evitare che si registrino, come accade da anni per lunghi periodi dell'anno, in determinati momenti della giornata. Quindi nel corso delle ultime 24 ore ho avuto modo anche di sentire alcuni giornalisti che adesso insomma, si chiedono come funzionerà questo sistema. Chiaramente quello che immagino io, ovviamente le decisioni poi saranno rimesse al tavolo delle amministrazioni coinvolte, quindi dei sindaci, della regione e della prefettura, è che non ci saranno sicuramente delle regole monolitiche su tutto il territorio interessato, quindi regole uguali da Vietri a Positano, piuttosto si dovrà calare la necessità di intervenire con delle limitazioni in quelle zone del territorio e in quei periodi dell'anno in cui registriamo storicamente delle congestioni. Questo è il progetto che abbiamo in mente e voglio ringraziare nuovamente tutte le forze politiche a livello parlamentare che hanno sostenuto e soprattutto che si impegneranno a portare a casa il risultato con la votazione di questi emendamenti in sede parlamentare. In seconda battuta voglio comunicare al Consiglio che, così come anticipato nelle scorse sedute, siamo prossimi ad avviare i lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza dell'edificio scolastico di Piazza Spirito Santo, che si presuppone di avviare nel corso della prossima settimana. E si tratta di lavori importanti che potremo realizzare grazie a un finanziamento di 6 milioni di euro in ambito PNRR. Come detto nel corso di una diretta streaming della scorsa settimana, non è una cosa che nasce dall'oggi al domani, piuttosto è frutto di un percorso che abbiamo seguito con grande attenzione da alcuni anni, in primis con la redazione del progetto definitivo con risorse di bilancio comunale e poi con l'ottenimento delle risorse del Ministero dell'Interno per la redazione della progettazione esecutiva. Peraltro, come avevo già avuto modo di dire già nel corso della campagna elettorale, questa condizione di aver investito negli anni scorsi sulla progettazione ci ha consentito di essere in pole position nell'ottenimento del finanziamento. Infatti il nostro progetto è stato il primo nella graduatoria provinciale redatto dalla Regione Campania e poi approvato dal Ministero. Abbiamo, come noto, trovato una soluzione alternativa per la frequenza scolastica degli studenti delle scuole elementari e medie presso la ex pretura e, come anticipato, per quanto riguarda l'asilo, resteranno a Piazza Spirito Santo, ma nel frattempo abbiamo programmato di realizzare lavorazioni nella zona dell'ex macello, prima al costone e poi a una parte dei locali sottostanti. In ogni caso l'obiettivo è quello di far rientrare gli studenti nel plesso adeguato e rinnovato nell'ambito dell'anno scolastico 2025-2026. Queste sono le comunicazioni più importanti. Colgo l'occasione degli interventi dei consiglieri per precisare anche questi altri temi. La vicenda delle concessioni demaniali segue ovviamente il dibattito che si sta registrando in tutta Italia, un groviglio diciamo abbastanza complicato e a cui spero e speriamo che si ponga fine con dei precisi interventi normativi. Oggi ci troviamo in una condizione di grande confusione dettata dal contrasto tra le norme esistenti, anche recenti, approvate nel 2022, in particolare il decreto Draghi 118 del 2022, con le pronunce giurisprudenziali dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, che seguono invece il dettato della giurisprudenza euro-unitaria. Per cui è chiaro che stiamo seguendo anche noi l'evolversi di questa vicenda, e ci determineremo in un senso nel corso dei prossimi 10 giorni, atteso che speravamo che nell'ambito dell'inizio dell'anno potesse pervenire qualche diciamo chiarimento a livello statale, atteso che il governo non ha emanato ancora il decreto attuativo del decreto Draghi, che fissa
i criteri secondo cui poi le amministrazioni dovrebbero procedere nel rispetto delle direttive, per cui è una sorta di limbo che non interessa solo Amalfi, ma interessa tutte le comunità rivierasche d'Italia. Chiudo le comunicazioni con una precisazione che riguarda lo stazionamento dei bus della Sita, anche questa oggetto di una specifica comunicazione in diretta streaming che ho fatto nel corso delle scorse settimane. E per informare i consiglieri delle interlocuzioni in atto avvenute tanto in prefettura quanto in sede di conferenza dei sindaci della Costa d'Amalfi, e l'obiettivo ovviamente dell'amministrazione, che credo sia peraltro sposato anche dalla minoranza, è quello di liberare il lungomare di Amalfi dallo stazionamento dei bus. Per fare questa cosa avevamo dato un tempo piuttosto ampio al vettore di trasporto pubblico locale per sottoporci un ridisegno dell'organizzazione del servizio in ambito locale, e insomma, sono stati presi degli impegni e attendiamo a breve che ci vengano proposti questi piani di riorganizzazione, sperando ovviamente che gli impegni e le parole scambiate nel corso degli ultimi incontri si traducano presto in fatti concreti. Come abbiamo ribadito, siamo assolutamente convinti dell'importanza del trasporto pubblico di linea, quindi non è assolutamente intenzione dell'amministrazione penalizzarlo o ridimensionarlo. E allo stesso modo abbiamo seguito in prefettura la vicenda legata agli accosti marittimi per effetto delle modifiche che potrebbero essere introdotte dal compartimento della Guardia Costiera di Salerno, e ovviamente abbiamo espresso la nostra preoccupazione che una eventuale riduzione del trasporto marittimo possa poi riflettersi in maniera proporzionale con un aumento del traffico su strada, su cui invece nel corso degli ultimi anni, grazie alla nuova ordinanza, grazie all'introduzione delle alternative e anche grazie all'eliminazione del parcheggio dei bus turistici, abbiamo invece registrato dei miglioramenti rispetto alle annualità pre-pandemia. Questo è quanto, e le comunicazioni del sindaco sono concluse. Non so se ci sono brevi repliche. Laudano e poi De Luca. Per quanto riguarda il problema della Sita e dei trasporti, credo che secondo me bisognerebbe dare un'accelerata a quello che diciamo, si è detto pure con Ociarc, cioè secondo me molto fa questo numero di presenze che pare si era parlato da 15.000 a 10.000, ma di non esagerare, perché secondo me è un po' un gatto che si morde la coda, a meno che non troviamo veramente due o tre stalli dove sistemare i bus, perché non credo che a lungo andare avremo dei problemi a lasciarle nel cieco o a Poggera o per la strada. Quindi secondo me le due cose camminano di pari passo. Per ciò che riguarda invece le concessioni demaniali, il sindaco ha fatto una spiegazione ottima. Chiaramente siamo in conflitto con l'Europa. Sicuramente io sono sicuro che le concessioni verranno prolungate. A tal proposito, proprio per questo, cioè in un quadro normativo non chiaro dove verranno, secondo me, poi può darsi pure che succede quello che non deve succedere, verranno prolungate tutto al dicembre 2024, il problema del nostro vuoto del fondo della spiaggia si fa ancora più grande, nel senso che noi ci troviamo comunque ad affrontare una stagione balneare nella confusione più totale. E questo lo chiedevo proprio pure a titolo informativo personale, la curiosità se per caso l'amministrazione aveva qualcosa in mente. E per quanto riguarda il progetto della scuola, ho dato uno sguardo è una cosa che non chiaramente ben venga, ben fatto, abbiamo avuto un finanziamento. Però chiaramente è un vero peccato, ma non c'è soluzione, perché gli ambienti secondo me non verranno toccati, proprio perché questo fatto secondo me dell'autorità di bacino, il piano stralcio,
gli ambienti devono rimanere quelli là, i solai non li possiamo toccare. Una cosa che mi stupisce è il fatto che ho letto che spendiamo 416.000 euro di finestre in alluminio, e volevo una delucidazione perché secondo me, sì, almeno questo ho letto dal computo metrico, spero di non sbagliare, anche perché non è previsto dal PUT. Questo è quanto, se posso avere risposta. Ho finito il mio intervento e grazie per la parola. Allora ringrazio, scusate il ritardo perché c'è traffico, quindi speriamo che al più presto venga istituita la zona a traffico limitato, così abbiamo la strada un po' più scorrevole. Comunque, diciamo, il sindaco ha toccato argomenti, diciamo, che dovrebbero essere oggetto di convocazioni singole per trattare in maniera approfondita questa. Allora, innanzitutto sul problema delle concessioni, sindaco, probabilmente forse non so che intervento ha fatto all'inizio il consigliere Lodano, ma quello che riguarda Amalfi, le concessioni demaniali, soprattutto quello che si sta verificando in questo mese, non ha nulla a che vedere con le concessioni europee. Io ho letto delle determine con cui il 22 febbraio prossimo, domani, il Comune sembra che entri in possesso degli stabilimenti balneari. Cioè, io mi chiedo e vi chiedo soprattutto, chiedo a voi, ma ci rendiamo conto come all'inizio di una stagione turistica il Comune adotta un provvedimento così drastico? Io non entro nel merito della vicenda perché ci sarebbe da parlare da qui all'eternità. Ovviamente la vicenda che riguarda l'amministrazione De Luca nel 2006, allora quando la sovrintendenza fece il sopralluogo e verificò tutta una serie di abusi edilizi, poi c'è stata tutta una trafila all'italiana per quanto riguarda l'aspetto amministrativo, TAR, Consiglio di Stato, ritorno al TAR, non si è capito nulla. Sta di fatto che purtroppo sono trascorsi 18 anni, oggi noi ci troviamo alla vigilia di una stagione turistica in cui l'amministrazione comunale domani dovrebbe entrare in possesso degli stabilimenti balneari. Mi chiedo e vi chiedo, ma da dopodomani che cosa succederà? Cioè, perché c'è stato un provvedimento con una determina dirigenziale di revoca delle concessioni e del ritiro delle licenze, e con l'entrata in possesso domani mattina degli stabilimenti balneari, domani mattina significa che la primavera ha già iniziato, fra due mesi inizierà la stagione balneare. Come si intende, provvedere a una situazione del genere? Perché mi rifiuto di pensare che Amalfi, località turistica, possa avere una stagione, possa avviare una stagione turistica senza avere, diciamo, la possibilità per i tanti stranieri, ma non soltanto per gli stranieri, anche per gli amalfitani, di poter accedere alle aree demaniali per fare un bagno. Mi dispiace che in tutti questi anni, dal 2006 al 2023-24, non si è trovata una soluzione per poter evitare uno scongiuro che si sta, diciamo, probabilmente verificando. Cioè, com'è possibile che in tanti anni, dal 2006 al 2024, l'amministrazione non ha interloquito con i concessionari degli stabilimenti balneari, oppure viceversa, i concessionari degli stabilimenti balneari non hanno interloquito in particolare con l'amministrazione, ma anche con tutta una serie di enti sovracomunali, per cercare di riprogrammare, rifare un progetto acquisendo tutte le autorizzazioni in maniera tale da evitare una cosa del genere. Questo quindi è l'argomento, che soltanto questo argomento dovrebbe essere oggetto di un consiglio comunale prolungato. Per quanto riguarda il secondo aspetto di cui si è accennato, il problema della SITA, sono favorevole a quello che ha detto il sindaco. Cioè, questo è un argomento che è stato trattato anche dalle precedenti amministrazioni, se non sbaglio nel 2004 o 2007. All'epoca l'amministrazione guidata dal sottoscritto fece il braccio di ferro con la SITA, perché effettivamente riteneva che su piazzale Flavio Gioia non potevano sostare i pullman della SITA. Durante i vari incontri che furono fatti anche in sede regionale, quindi alla presenza dell'allora assessore Cascetta, assessore dei trasporti, in effetti
il sindaco sicuramente avrà letto tutte le discussioni che si sono verificate all'epoca del Consiglio Comunale. Fu raggiunto un accordo con la SITA per il trasferimento, stiamo parlando del 2004, il trasferimento dei bus da Piazza Flavio Gioia. Anche all'epoca Spinosa, l'ex direttore attuale, ancora direttore attuale della SITA, prese l'impegno che avrebbero rivisto, si sarebbero rideterminati, soprattutto individuando uno spazio che doveva essere, diciamo, sede del deposito SITA, della rimessa SITA, e fu individuato uno spazio nel demanio dei Maiori. Infatti la SITA, se non sbaglio, acquistò anche un terreno. Dopodiché questo terreno, non so se il sindaco lo sa, è stato venduto dalla SITA qualche mese fa. Quindi per vendere il terreno, perché all'epoca Spinosa diceva no, ma noi abbiamo bisogno di uno spazio, di una rimessa per poter trasferire il capolinea, e adottarono questo provvedimento. La SITA ha venduto quello spazio del demanio, quindi probabilmente non è proprio interessata a realizzare una rimessa, un capolinea a livello del demanio. Ma io mi chiedo, ma per quale motivo sono trascorsi 13 anni da quando l'amministrazione De Luca II è andata via e questo discorso non è stato proseguito, in maniera tale si arriva a un braccio di ferro che effettivamente alla fine scaturisce nel dover adottare dei provvedimenti che sono penalizzando un po' per tutti, perché dire dalla mattina alla sera voi dovete andare via dal piazzale Flavio Gioia senza avere una soluzione. Nel 2004 la SITA aveva individuato una soluzione, quella del demanio di Maiori, su cui poi ovviamente, non avendo forse probabilmente, diciamo, un'attenzione particolare in tutti questi anni da parte dell'amministrazione comunale, non ha proseguito in quello che era un accordo di circa 10-15 anni fa. Allora io mi chiedo, com'è possibile che fare il braccio di ferro con la SITA nel momento in cui si tratta di un servizio pubblico, quindi soprattutto in una città turistica dove afferiscono ad Amalfi migliaia e migliaia di persone, soprattutto che arrivano via mare, e quindi da via mare, da Amalfi poi come capolinea devono arrivare principalmente a Ravello. Quindi non so cosa si possa realizzare con questa situazione. Fermo restando che il capolinea, penso, così come l'ho pensato nel 2002-2003, penso che il capolinea da Amalfi e della SITA dovrebbe essere rideterminato, fermo restando con una precisazione: evitare che ci possano essere dei disservizi per quanto riguarda questa delocalizzazione. Per quanto riguarda la ristrutturazione di Piazza Spirito Santo, lo sapete tutti, io sono stato sempre contrario, cioè ho sempre auspicato che quell'edificio venisse demolito e ricostruito, perché è impensabile spendere 6 milioni di euro per un edificio che è datato, è stato costruito nel 1960. E soprattutto non ha le caratteristiche per venire incontro a quelle che sono le esigenze della popolazione scolastica. Faccio un esempio: la palestra dovrebbe avere una palestra nella scuola, dovrebbe avere una dimensione, una superficie di 200 metri quadrati. Probabilmente la palestra di Piazza Spirito Santo non ha la dimensione di 200 metri quadrati, così come fino adesso noi abbiamo avuto delle aule diciamo pollaio, cioè la superficie non era adatta per ricevere scolaresche che oscillano, arrivano anche a massimo di 24 alunni. Quindi se c'era la possibilità, il fatto che si dica il PUT non lo prevede, ma cari amici, l'amministrazione comunale deve cercare di fare qualche cosa che va al di là di quello che è la manutenzione ordinaria o straordinaria. Anche Luna Rossa all'epoca non era prevista nel PUT. Avemmo la capacità di andare in consiglio regionale e chiedere la deroga al PUT, perché c'era la necessità. Quindi se stiamo parlando di riqualificazione e soprattutto di messa in sicurezza degli edifici scolastici, stiamo parlando forse dall'amministrazione del Pizzi, giusto Alfonso? Quando all'epoca avete dato l'incarico all'ingegnere Iannicelli per verificare la staticità degli edifici scolastici. Poi successivamente sono stati dati altri incarichi, sono state spese centinaia di migliaia di euro
c'è stata data prima l'incarico agli Anicelli, è stato pagato, poi è stato dato un incarico a De Maio e quindi è stato pagato. Alla fine abbiamo avuto questo studio, il Comune si è fornito di questo studio necessario per poter accedere, per poter avere un progetto definitivo, un progetto esecutivo su cui ha ottenuto, così come sindaco, decine di amministrazioni comunali stanno avendo i finanziamenti per la riqualificazione degli edifici scolastici. C'è stato un periodo in cui il periodo del finanziamento della Comunità Europea, che sono piovuti in Italia 200 miliardi di euro, di cui il governo, se non sbaglio, ha stanziato circa 9 miliardi di euro per l'edilizia scolastica. Quindi un po' tutte le amministrazioni sono riuscite ad avere un finanziamento. Peccato che questa somma enorme di 6 milioni di euro penso che non venga utilizzata nel modo migliore, cioè si mette in sicurezza da un punto di vista sismico l'edificio attraverso una normativa che già lo prevedeva da parecchi anni, ma non credo che la messa in sicurezza o la riqualificazione dell'attuale edificio scolastico di Piazza Spirito Santo possa venire incontro a quelle che sono le esigenze della comunità scolastica di Amalfi. Grazie. Volevo chiedere una sola cosa. Il costone al di sopra dell'ex macello. Io ricordo che fu fatto un risanamento soltanto di quel tratto che facevamo, che era di circa 130.000 euro, 170.000 euro, ma non mi ricordo quant'è, che riguardava solo l'ex forum, la stanza del forum dei giovani a suo tempo. E là c'erano, poi non c'erano altri soldi, la cosa si fermò là, tant'è vero che dopo poco caddero delle pietre e su quello che poi oggi dovrebbero diventare, cioè domani dovrebbero diventare le aule dell'asilo della primaria, e addirittura fu chiuso tutto. L'unica fruibile era quella stanza, tant'è vero che in quella stanza ci stava anche il pannello con i sensori che sono stati applicati sulla roccia, su quella cosa. Volevo sapere a quanto ammonta la messa in sicurezza del costone, perché dovrebbe essere al di sopra e al di sotto della strada pedonale che sale a Poggerola, e se sono mai stati controllati più da allora quei sensori, perché ricordo che dovevano avere una frequenza, se non sbaglio, di 15 ogni 15 giorni, ogni 30 giorni, per vedere se ci fossero state delle variazioni negli spessori che erano stati messi e nei sensori che erano stati messi sulla montagna. Grazie. Allora, una brevissima precisazione prima di proseguire con il restante ordine del giorno. Innanzitutto le informazioni quali quantitative rispetto ai lavori, mi riferisco a questioni tipo il costo degli infissi o la tipologia, piuttosto che al valore del computo per i lavori che menzionava il consigliere del Pizzo, ovviamente possono essere richiesti agli uffici che risponderanno in maniera puntuale. La soluzione individuata del macello, innanzitutto si pensava di adeguare i locali adiacenti alla strada, che non sono mai stati oggetto di crolli di pietre, e chiaramente una ipotesi del genere si percorre nel momento in cui i lavori consentono di dare adeguati standard di sicurezza agli spazi sottostanti. Inoltre credo che i lavori alla porzione di costone soprastante l'ex sede del Forum dei Giovani, credo che siano addirittura antecedenti, mi sembra del 2010 dovrebbero essere, quindi sono stati avviati prima e poi sono stati chiusi sulla base di una relazione che precisamente diceva che andavano fatti altri lavori. Ma ripeto, le informazioni puntuali sui computi possono essere estratte dagli uffici. Chiaramente da parte nostra essere partiti dal costone e non dallo stabile è indicativo del fatto che
non ci sogneremmo mai di mettere in condizioni di rischio chi che sia, fossero persone random, turisti o addirittura bambini. Rispetto invece al resto, mi sia consentita una piccola precisazione, perché la banalizzazione dell'ottenimento di un finanziamento di 6 milioni di euro mi sembra, a voler essere gentili, insomma, un po' ingeneroso, anche perché qua dobbiamo decidere una volta e per tutte come la pensiamo su determinato modo di agire nella pubblica amministrazione. E cioè, negli anni scorsi abbiamo registrazioni dei consigli e anche verbali, questa amministrazione veniva accusata di spendere tanti soldi in carte, perché facevamo progetti, progetti definitivi, progetti esecutivi, e quindi venivamo accusati di spendere soldi così, insomma, per arricchire probabilmente i progettisti. Poi, grazie a quei progetti maturi, ci mettiamo in condizione, non come tutti i comuni d'Italia, perché penso che per rifare tutte le scuole d'Italia ci vorrebbero 900 miliardi di euro, non 9 miliardi di euro. E arriviamo primi in una graduatoria provinciale. All'epoca furono finanziate 3 scuole in provincia di Salerno, e insomma, si fa passare come se tutti i comuni d'Italia avessero preso i soldi per mettere a posto tutte le scuole. Non è così, mi dispiace, in questo siamo stati lungimiranti, ci abbiamo creduto, ci siamo presi gli sberleffi quando investivamo risorse per redigere progettazioni avanzate. Oggi ne prendiamo i frutti. E di questo penso che tutta l'amministrazione debba essere orgogliosa. Inoltre, chiarisco che in pochissimo tempo, nel corso del precedente mandato, ci siamo preoccupati di ottenere le certificazioni di agibilità per la prima volta nella storia delle scuole di Amalfi, e anche il certificato di prevenzione incendi. Quindi tutti i soldi che abbiamo investito nella scuola sono stati investiti bene, e il finanziamento ottenuto in ambito PNRR ne è solo l'ultima testimonianza. Con questo dichiaro chiuse le comunicazioni del sindaco, e passiamo alla trattazione del secondo ordine, punto all'ordine del giorno, rubricato approvazione dei verbali sedute precedenti. Leggo la proposta. Il Consiglio, vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto approvazione dei verbali relative alle sedute del Consiglio dei giorni 6 marzo, 28 aprile, 31 luglio, 9 ottobre, 10 novembre, 29 novembre 2023 e 30 novembre 2023, nonché delle deliberazioni da esse estratte, che forma parte integrante e sostanziale della presente, ritenuta la proposta meritevole di approvazione, visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49 del DLGS 267-2000, propone in deliberati di approvare la proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e di approvare i verbali generali nonché delle deliberazioni da esse estratte. Ci sono interventi da parte dei consiglieri su questo punto? No. Mettiamo in votazione per alzata di mano, consiglieri favorevoli. 9, consiglieri contrari? Nessuno. Astenuti? 4. La proposta è approvata. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, rubricato Sistema Amalfi SRL, affidamento dei servizi di interesse pubblico generale legati alla mobilità, al facility management e alla promozione turistico-culturale alla società in-house. Legge la proposta il consigliere alle politiche economiche, dottore Massimo Malè. Buonasera. Relazione proposta per il Consiglio Comunale ad oggetto affidamento dei servizi di interesse pubblico generale legati alla mobilità, al facility management e alla promozione turistico-culturale del territorio comunale alla società in-house denominata Sistema Amalfi SRL. Approvazione della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, ex articolo 14,3 e 17 del decreto legislativo numero 201-2022. Ed allegati. Determinazioni. Vista la relazione istruttoria allegata, visto il parere favorevole del revisore dei conti, anch'esso allegato alla presente proposta, si propone di prendere atto della relazione istruttoria in appendice al presente documento, di approvare la relazione redatta ai sensi dell'articolo 14,3 e dell'articolo 17,2 del decreto legislativo 201-2022 e predisposta relativamente all'affidamento dei seguenti servizi: a. Servizi afferenti alla mobilità. Servizio di gestione della sosta nei parcheggi a raso ed in struttura, nonché dei servizi affini, navetta urbana, scuola bus, accesso zona ZTL e autorizzazione bus pass ed al facility management, ascensori pubblici, carico e scarico merci, gestione bagni pubblici. B. Servizi di promozione turistico-culturale, DMO, Destination Management,
Art Organization e Gestione Museale. 3. Di dare atto che attraverso le modalità descritte in premessa la relazione enuncia le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, come richiesto tra l'altro dall'articolo 17,2 del Decreto Legislativo 201/2022. Di ritenere congrua la proposta di sviluppo del PEF, del Piano Economico Finanziario, presentato dal sistema Amalfi SRL ed allegato alla relazione redatta ai sensi dell'articolo 14,3 e articolo 17,2 del Decreto Legislativo 201/2022, nonché compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Per l'effetto di disporre l'affidamento per 2 anni, con opzione di proroga per un ulteriore anno, decorrenti dalla data di stipula del contratto, alla società Sistema Amalfi SRL dell'appalto di servizi in regime di in-house providing, dei servizi di interesse pubblico generale legati alla mobilità, al facility management e alla promozione turistico-culturale del territorio comunale, come descritti nella suddetta relazione. Si propone inoltre di autorizzare la spesa complessiva massima di cui alle legate tabelle di budget di euro 2.236.094,77 IVA inclusa per il 2024 e di euro 2.331.535,89 IVA inclusa per il 2025, così ripartita per ciascun codice di bilancio e per ciascun anno. Aree parcheggio, codice di bilancio 10.051.03.02.15.012, capitolo 2016, 548.197,42 per l'anno 2024 ed euro 551.591,97 per l'anno 2025. Luna rossa, codice di bilancio 10.051.03.02.15.012, capitolo 2017, euro 703.541,95 per l'anno 2024 ed euro 721.662,08 per l'anno 2025. Bus interno, codice di bilancio 10.021.03.02.15.001, capitolo 2018, euro 199.618,10 per l'anno 2024 ed euro 228.976,49 per l'anno 2025. Distribuzione merci, codice di bilancio 10.021.03.02.15.999, capitolo 1880, euro 84.757,79 per l'anno 2024 ed euro 108.672,75 per l'anno 2025. Scuolabus, codice di bilancio 04.021.03.02.15.002, capitolo 812, euro 180.707,02 per l'anno 2024 ed euro 188.363,09 per l'anno 2025. DMO e museo, codice di bilancio 07.011.03.02.99999, capitolo 2319 e capitolo 2321, euro 519.272,49 per l'anno 2024 ed euro 532.269,51 per l'anno 2025. Si propone inoltre di demandare a successivo provvedimento della Giunta Comunale l'approvazione dello schema di contratto di servizio da stipulare con sistema Amalfi SRL e delle schede tecniche di dettaglio contenenti i disciplinari delle attività. Si propone di dare mandato al responsabile di settore competente per materia di procedere con l'adozione degli atti gestionali conseguenti e funzionali all'esecuzione della presente deliberazione, ivi compresa la stipula del contratto di servizio con la società, dei corsi termini di cui all'articolo 17,3 del Decreto Legislativo 201/2022. Si propone inoltre di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali al fine di porre in essere gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa e poter dare attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione della relazione ex articolo 14 e 17 del Decreto Legislativo 201/2022 sul sito web del Comune ai fini della trasparenza e il successivo invio all'ANAC per la pubblicazione sul sito www.anticorruzione.it. Unitamente alla presente deliberazione, così come disposto dall'articolo 30,2 del Decreto Legislativo 201/2022. Si propone inoltre di dare atto che ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 201-2022, il contratto di servizio con la società in house sarà stipulato decorso 60 giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui al punto 8 sul sito ANAC nella sezione denominata Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, Trasparenza SPL. Inoltre, e in conclusione, si propone di dichiarare con votazione separata il presente atto immediatamente eseguibile ex articolo 134 del decreto legislativo 267-2000, stante l'urgenza di procedere con l'affidamento del servizio. Bene, come letto nella proposta per il Consiglio, si tratta di porre in essere tutti gli adempimenti prodromici alla stipula dei contratti di servizio tra la società Sistema Amalfi SRL e il Comune di Amalfi, relativamente appunto ai servizi afferenti alla mobilità, i servizi di promozione turistico-culturale, che non sto a ripetere. In pratica, questo Consiglio dovrà approvare la relazione illustrativa, soprattutto in merito alla sussistenza dei requisiti della forma di affidamento scelta in merito alla gestione di questi servizi nella società in house Amalfi Mobilità, che è una società partecipata al 100%, sistema Amalfi, che è la società partecipata al 100% dal Comune di Amalfi. Grazie. Grazie consigliere Malè. Atto al Consiglio che su tutti i punti del presente ordine del giorno si è tenuta la conferenza dei capigruppo e il verbale è stato trasmesso ai capigruppo al termine della seduta, per cui chiedo ai consiglieri che intendano prenotarsi di Laudano e De Luca. Prego consigliere Laudano. Diciamo che ho cercato di leggere qualcosa, ma essendo un campo in cui non ho proprio dimestichezza, la cosa che più mi ha, diciamo, che ha suscitato la mia attenzione è proprio il capitolo su cui ripartire le spese del DMO e museo, e parla del 520.000 euro l'anno 2024, 532.000 l'anno 2025. Ho provato sinceramente a leggere all'interno se ci sia, se era una, diciamo, una descrizione più analitica, ma non ci ho capito niente. Mi sembra un po' un tantinello esagerato per queste due voci solamente, queste cifre. Quindi se magari è possibile avere una spiegazione, ma perché attualmente non so quali sono diciamo, i risultati raggiunti dalla DMO e fino a quanto tempo ancora ci sarà la DMO sarà presente qui. Quindi parlo dei tre, del professore Ciarco con i due. Non ho letto niente di questo, quindi vorrei delle elucidazioni in merito. Grazie. La parola al consigliere De Luca. Io mi rifaccio a quanto detto nei precedenti consigli comunali, nel momento in cui si decise di rideterminarsi per quanto riguarda l'oggetto della la ragione sociale della società Amalfi Mobilità, che adesso vedo che è stata modificata la denominazione in Amalfi Sistema Amalfi, lo chiamerei più Amalfi Sistema anziché Sistema Amalfi, perché Sistema Amalfi da una interpretazione un po' strana. Comunque, sindaco, non lo so, faccio un po' di cronistoria. Amalfi Mobilità all'epoca fu costituita perché il comune di Amalfi non aveva la possibilità di gestire in maniera diretta le aree demaniali da utilizzare come parcheggio per la sosta. Per cui si optò nello scegliere la costituzione di una società in house del comune di Amalfi per poter svolgere questo ruolo che non era nelle competenze degli uffici comunali, né tantomeno il Comune di Amalfi poteva assumere personale in maniera diretta per la gestione delle aree demaniali. Adesso si vuole diciamo,
ci si vuole rideterminarsi su quanto riguarda l'oggetto dello stato, dell'oggetto della società in house, che appunto si chiama Sistema Amalfi, trasferendo a questa società tutta una serie di servizi. Credo che si inizi col problema con i servizi relativi al DMO, effettivamente quello che diceva Gianluca Lodano poc'anzi, cioè una cifra di 520.000 euro, non so che cosa ne debba fare Sistema Amalfi di una cifra così enorme, mezzo milione euro, per dei servizi che non ho capito di che cosa stiamo parlando. Mi auguro che il sindaco almeno ci voglia degnare di una spiegazione molto analitica, così come è stato richiesto nelle varie occasioni, ma purtroppo il nostro sindaco alle domande poste dai consiglieri comunali non risponde, così come non ha risposto poc'anzi quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale per quanto riguarda gli stabilimenti balneari. Avevo posto poc'anzi, sindaco, una domanda chiara: domani mattina che cosa succede con gli stabilimenti balneari? Il sindaco non risponde. Il sindaco fa soltanto i soliloqui, vuole fare i monologhi. Nel momento in cui qualche consigliere gli pone una domanda, ho chiesto: sindaco, il 23 febbraio che cosa succederà per gli stabilimenti balneari del comune di Amalfi? Silenzio assoluto. Allora ci auguriamo almeno che su questo argomento il sindaco ci chiarisca le modalità, come verranno usati questi soldi, 520.000 euro per i servizi turistico-culturali per il 2024, 535.000 euro per il 2025. Vedo che l'amministrazione comunale ha messo la retromarcia per quanto riguarda la gestione degli arsenali, che fino adesso è stata una gestione, non trovo l'aggettivo come definirla, sindaco. È stato dall'amministrazione De Luca riqualificato gli arsenali, poi è stata trasformata in museo civico. All'epoca l'attuale sindaco era assessore alla cultura dell'amministrazione del Pizzo, quindi era particolarmente impegnato in trovare una soluzione. Mi ricordo il regolamento che fu approvato dall'amministrazione del Pizzo, di cui il relatore fu l'attuale sindaco Daniele Milano, sulla gestione del Museo degli Arsenali, che è stata una gestione a dir poco pessima negli ultimi 13 anni. C'è stato un periodo in cui c'è stato l'affidamento, diciamo, diretto, è stato utilizzato da, non mi ricordo come si chiama, il festival. No, l'associazione di Amalfi, di cui il presidente era la Paulillo, se non sbaglio. In questo momento il musical che si svolgeva ogni sera durante le stagioni in cui il comune di Amalfi probabilmente all'epoca noi avrà incassato qualche migliaia di euro. Poi c'è stata la gara con l'affidamento a quella società romana, Metamorfosi se non sbaglio, anche là è stato un fallimento. E adesso invece poi c'è stato questo periodo in cui viene dato un affidamento diretto, sindaco, contravvenendo a quelle che sono le disposizioni di legge. Voi negli ultimi 2 anni, se non sbaglio, state dando a questa associazione di Amalfi la gestione diretta con incarico, diciamo, ogni 2 o 3 mesi. E in effetti, in un primo momento si pensava di dover fare un bando, tanto è vero che è stato espletato un bando, poi all'improvviso la dottoressa Carotenuto lo ha ritirato. Adesso pensate di trasferire il Museo degli Arsenali nella gestione di Amalfi Sistema Amalfi. Ma io mi chiedo e vi chiedo, se la società in house, fino adesso Sistema Amalfi, ex Amalfi Mobilità, è stata una società che è stata costituita e ha una struttura amministrativa per la gestione prevalentemente dei problemi della mobilità del comune di Amalfi, come farà ad interessarsi di problematiche i cui dipendenti non sono, diciamo, stati selezionati per questi servizi che adesso il comune di Amalfi trasferirà al sistema Amalfi? Quindi Amalfi Mobilità dovrà assumere altro personale adeguato per poter fare una cosa del genere. Allora mi chiedo, ma tutte queste persone dipendenti che sono state assunte in questi anni
al Comune di Amalfi che sono stati organizzati questi uffici che a dire del sindaco sono efficientissimi, ma che cosa faranno nel momento in cui gli attuali uffici non avranno più la necessità di poter, diciamo, dedicarsi a determinate situazioni, perché queste verranno trasferite al sistema Amalfi? Che cosa faremo? Il sistema Amalfi dovrà assumere altro personale. Noi terremo i nostri dipendenti che fino adesso hanno svolto determinati servizi che non faranno più in tal senso. Quindi ovviamente preannunzio il mio voto contrario a questa scelta da parte dell'amministrazione comunale. Grazie. Allora, innanzitutto chiarisco che il Consiglio Comunale non è il luogo dove venire a fare domande senza aver letto gli atti che l'amministrazione porta all'attenzione del Consiglio. Infatti, lo dico soprattutto a beneficio di chi ci ascolta da casa e che ovviamente sente solo quello che leggiamo in Consiglio, che la relazione proposta dal consigliere Malè è relativa al deliberato, ma che i consiglieri hanno ricevuto oltre 100 pagine di documenti che illustrano con dovizia di dettagli le modalità per le quali risulta conveniente ricorrere per i servizi descritti nella relazione proposta a procedere ad un affidamento alla società in house. Così come sono dettagliati anche i piani di costo e le incidenze delle varie voci rispetto al biennio più anno eventuale di proroga che insomma si potrebbe immaginare come durata dell'affidamento. Facciamo questa cosa anche in osservanza di un recente decreto legislativo, il numero 201/2022, quindi per restare nel perimetro della legge, e che rispetto alle materie già oggetto di affidamento alla società in house e in particolare alla gestione delle aree di sosta a pagamento, al servizio di trasporto urbano, allo scuolabus, alla gestione della ZTL, dei bus pass, degli ascensori, dei bagni pubblici e del trasporto merci nel centro storico cittadino, il paniere di servizi per i quali si immagina di allargare il raggio di azione di sistema Amalfi, già Amalfi Mobilità SRL, si arricchisce della DMO e della gestione museale dell'arsenale, dove all'interno di questa voce si ricomprende non solo l'apertura e la guardiania e l'animazione dell'arsenale della Repubblica e del museo ivi ospitato, ma anche dell'infopoint turistico della città. Le voci indicate e lette dal consigliere Malè nella proposta ovviamente sono comprensive di IVA e delle spese generali che sono ripartite quota parte, spese generali della società che sono ripartite quota parte sui vari capitoli, per cui fondamentalmente questo 500.000 euro in realtà è 344, 300 e qualcosa più IVA più l'incidenza delle spese generali. Chiarisco al consigliere De Luca che innanzitutto al Comune di Amalfi nel corso degli ultimi anni sono avvenuti numerosissimi pensionamenti, infatti la gran parte dei dipendenti entrati nel 1980 ha concluso il percorso professionale negli ultimi 4-5 anni, quindi questa è un'opinione, insomma. Siamo stati bravi, a differenza di tante altre amministrazioni italiane, a programmare e concludere numerose procedure concorsuali, motivo per cui abbiamo sostituito le persone, quindi quando il consigliere De Luca dice tutta questa gente che è andata a coprire un posto lasciato vuoto dai pensionamenti, non è che noi abbiamo i vecchi dipendenti e in più abbiamo aggiunto 20-30 persone, anzi i dipendenti oggi sono meno di quando amministrava il consigliere De Luca. Detto questo, chiarisco infine che le attività oggetto di affidamento non sono attività attualmente gestite dai dipendenti comunali. Non ci sono dipendenti comunali che gestiscono l'infopoint, non ci sono dipendenti comunali che aprono e chiudono il museo all'interno dell'arsenale e non ci sono dipendenti comunali che fino ad oggi si sono occupati materialmente di fare parte della DMO.
chiarisco a beneficio del consigliere Laudana che mi chiedeva conto della DMO. La DMO è un progetto pluriennale, quindi è una struttura stabile intesa a gestire il turismo. Chiaramente oggi lo facciamo sulla base di questa pianificazione presentata lo scorso anno, che insomma durerà ancora per 2 anni, poi si potrà arricchire e dotare di nuovi obiettivi, ma è chiaro che quello che immagino è che sia una struttura che lavorerà ancora a lungo per la città di Amalfi. Peraltro mi piace sempre ricordare che era una cosa che era compresa nel vostro programma elettorale e non di quello della maggioranza che ha poi vinto le elezioni, quindi fossi in voi, sarei ben contento e sosterrei senza indugio la scelta dell'amministrazione di dotarsi di questa struttura. Peraltro è una delle prime realtà in tal senso in Regione Campania, e l'assessorato regionale ci ha convocato insieme alle poche altre che hanno intenzione di dotarsene per quale buona prassi in ambito territoriale. Chiarisco sempre a beneficio dei consiglieri di chi ci ascolta da casa che questa relazione istruttoria evidenzia i termini indicati dal consigliere Maleri rispetto alle ragioni del mancato ricorso al mercato ai sensi del DLGS 201-2022 e che materialmente poi l'affidamento, il contratto, i termini del servizio saranno oggetto di distinte deliberazioni di giunta perché attengono appunto agli ambiti gestionali. Sempre a beneficio dei consiglieri, qualora vogliano e abbiano desiderio di approfondire la materia, alla proposta sono allegate le schede e nell'ambito delle schede relative alle macro aree A, mobilità, B, facility management e C, promozione turistica culturale, sono ben sintetizzati l'oggetto, il target dei fruitori dei servizi, gli asset utilizzati, la manodopera con il numero di forza lavoro da impiegare e in quali servizi e i nuovi investimenti che si intende portare avanti. Io ho concluso. Allora, vorrei chiedere, ma il sistema, la società Sistema Amalfi gestirà direttamente questi servizi o farà, andrà sul mercato per alla ricerca di associazioni per demandare a queste associazioni i servizi? Cioè il Sistema Amalfi assumerà persone per questi servizi oppure farò comunque dei bandi per individuare associazioni, società a cui affidare i servizi? Sistema Amalfi opera nel regime delle norme della pubblica amministrazione, per cui dovrà gestire i servizi avvalendosi delle norme previste dalla pubblica amministrazione. Dato che non c'è ancora il contratto di servizio, sarebbe prematuro, per non dire altro, rispondere. È verosimile per quello... Di opposizione non possono avere una risposta. No, io sto dicendo. Sto facendo la domanda molto seria. Così come Amalfi Mobilità ha fatto. È verosimile che, come per i servizi gestiti attualmente dalla società, ci saranno altre procedure per individuare personale per coprire quelle posizioni. Ok. Questo è. Fermo restando sempre a spesa massima di 2.200.000 euro per il 24, 2.235 per il 2025, perché è la spesa massima di tutto Amalfi Sistema, giusto, sindaco? Viene approvata una spesa pari per... Cioè, praticamente, voglio dire questo, se per esempio Luna Russa è 713.000 euro, che in effetti è quello che incassa Luna Russa più o meno, per quello la serve soprattutto per i dipendenti che attualmente, almeno per la maggior parte, sono spese elettriche, spese di dipendenza, rimane qualche cosina. La stessa cosa vale per alcune altre voci, per esempio per quanto riguarda i bus, la gestione dei bus e la gestione del servizio interno. Per quanto riguarda DMO e il museo, chiaramente in quell'ambito e su quella voce possono essere presi eventualmente a concorso da parte di Amalfi Mobilità delle persone che vanno a coprire quel costo gestionale per i 2 anni. Questo è quello che esattamente giusto? Perfetto, sì, perfetto, ok, ok. Sindaco, posso solo per chiarezza di informazione vorrei un attimino riprendere quanto detto dal dottore De Luca in merito all'arsenale e alla gestione del museo.
L'arsenale diventa museo grazie all'impegno di questa amministrazione. Quando nel 2010 avete con fondi comunali riqualificato, ed è un ottimo lavoro chiaramente quello che avete fatto, e anche tanti fondi comunali, a partire da quelli spesi per la progettazione, ma è un capitolo a parte, lo trattiamo. Allora, la riqualificazione, ma senti, se l'assessore dice delle inesattezze, bisogna correggere l'assessore. Consigliere De Luca, io ritengo che lei quando interviene dica molte inesattezze, però noi ci tiriamo un pizzico sullo stomaco e la facciamo completare. Consenta alla consigliera Cobalto di ultimare l'intervento. Poi mettiamo in votazione. Lodevole l'iniziativa del 2010 dell'amministrazione De Luca di riqualificare gli spazi quali quelli dell'arsenale. Lodevolissimo il lavoro che è stato fatto dalle seguenti amministrazioni che hanno portato nel 2017 al riconoscimento dell'arsenale e del Museo della Bussola e del Ducato Marinaro con un riconoscimento regionale che oggi lo iscrive fra gli unici 43 musei con riconoscimento di interesse regionale. Un riconoscimento che oggi permette che tutto ciò che avviene all'interno dell'arsenale avviene anche grazie a dei fondi regionali, europei e nazionali che ci hanno permesso oggi a non chiedere più la gestione del museo, a non esternalizzare più la gestione del museo. Quello che avviene oggi con Sistema Amalfi e l'esternalizzazione dei servizi base di apertura, chiusura, pulizia e bigliettazione di un museo e di un monumento che resta a capo della città. Qualunque cosa sia stata fatta per quella che è la gestione, ha portato negli ultimi 8 anni, e voglio fare anche una parentesi dei 2 anni di Covid che hanno bloccato un mondo intero, negli ultimi 8 anni, oltre che ad avere un museo riconosciuto a livello nazionale, abbiamo ospitato mostre quali Andy Warhol, De Chirico, una mostra in collaborazione con la Marina Militare, Kentridge, una mostra fotografica, mostre ceramiche, e potrei ancora continuare. Abbiamo ospitato eventi dalla recita dei ragazzi della nostra scuola fino al convegno internazionale. Abbiamo ospitato concerti e tanto, 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 tanto altro ancora. Sminuire quello che è stato fatto in questi anni in arsenale vuol dire sminuire l'anima e l'aspirazione culturale di questa città. E mi consenta, non glielo permetto. Grazie. Allora, assessore Cobalto, se lei ha realizzato tutto ciò che ha elencato poc'anzi, voi avete realizzato, perché c'è stata un'amministrazione precedente che corregge, io la correggo per quello che ha detto, gli arsenali sono stati riqualificati con un finanziamento della Regione Campania. L'assicuro, perché è un finanziamento di 1 milione di euro che siamo riusciti a ottenere una mattina, non so, con l'aiuto di Sant'Andrea probabilmente, no, non mi interrompo. Allora perché faccio una precisazione fra quella stavamo che... Stavamo in Regione Campania per altri motivi, io e l'ingegnere Aristide Marini entrammo in un ufficio, ci stava questa necessità di distribuire un finanziamenti alle amministrazioni comunali ai fini culturali, disse ci sta la possibilità di accedere a un finanziamento. Arsenale della data che ci stavano sempre i carabinieri, i vigili del fuoco che andavano quotidianamente negli arsenali per impedire, diciamo, l'utilizzo. Quindi non siamo l'unica amministrazione fortunata. Che cosa? Non siamo l'unica. No, in quel caso fummo fortunati, quindi ottemmo un finanziamento di 1 milione di euro, per cui il comune di Amalfi non ha messo un euro per la riqualificazione degli arsenali. No, mi correggo. No, e mi correggo. Vabbè, allora. Okay, io non no, è posso... che io per deformazione. Allora, no, lei mi ha ragione. Io ho... La ragione dei fessi. No, allora, ho confuso quella che è la riqualificazione dell'arsenale con l'istituzione del museo della bussola che trova spazio all'interno dell'arsenale. Però dottore, le faccio una precisazione, lodevolissima, è la prima cosa che ho detto. Allora io sto lode all'amministrazione De Luca che nel 2010 ha ben pensato di... Quello è il nostro dovere. Però ritorniamo sempre al fare e fare bene, solo questo. Ci sono amministratori che fanno e non si
si esaltano per quello che fanno, poi ci sono altri amministratori che fanno cose di normale amministrazione e fanno apparire qualcosa, qualche cosa di eccezionale. Allora non è che lode all'amministrazione De Luca perché ha riqualificato, l'amministrazione De Luca ha fatto quello che ha fatto perché è dovere dell'amministrazione De Luca fare determinate cose, non so se mi spiego. Tutto quello che viene dopo il Museo degli Arsenali era già tutto in cantiere, all'epoca ci stava l'assessore Giuseppe Camera che ci lavorava molto su questa situazione, anche la riqualificazione del piazzale antistante gli Arsenali era stato previsto dall'amministrazione, tanto è vero che era stato dato un incarico, voi l'avete dato all'architetto Maiorino, noi già in precedenza l'avevamo dato all'architetto Esposito che aveva riqualificato gli Arsenali e che dopo aver riqualificato gli Arsenali avrebbe dovuto progettare la riqualificazione del piazzale antistante gli Arsenali. Tanto è vero, se lei ha avuto la possibilità di leggere l'opuscolo che è stato stampato per l'inaugurazione degli Arsenali, ci sta scritto proprio da parte della prefazione firmata dall'assessore Camera che era nelle intenzioni dell'amministrazione comunale riqualificare anche il piazzale antistante degli Arsenali. Detto questo, io ho detto e ribadisco che, anzi, se gentilmente nei prossimi giorni, io non ci sono riuscito, nonostante abbia fatto richieste, non so quante richieste agli uffici, per sapere. In questi anni, dal 2011 a tutt'oggi, il Comune quanto ha incassato dalla gestione degli Arsenali, se gentilmente me lo dice al prossimo Consiglio Comunale, le sarei proprio grata, perché... Ok, però dovremmo tornare all'oggetto della deliberazione e discussione. Se possiamo... Una replica di due minuti. Scusa, mi interrompi, mi togliete la parola. No, dottor, allora è fuori traccia. Non è che stiamo parlando di sistema Alfa e affidamenti, siamo finiti all'incasso dell'Arsenale 2011. No, non è pertinente. Io faccio parlare, è un piacere ascoltarvi, però poi insomma dobbiamo ritornare un attimino al binario. Nel momento in cui noi stiamo esprimendo dei concetti. Ma voi potete esprimere quello che volete, però dovete essere pertinenti all'argomento dell'ordine del giorno. Vi ho fatto parlare. Sindaco, stiamo parlando di un problema se gestione del. Ma non c'entra con l'oggetto della discussione. Noi stiamo parlando dell'approvazione della relazione istruttoria per verificare il mancato ricorso al mercato dei servizi che si intende affidare alla società in auto. Voi state parlando di quanto biglietti e quanto incassa ha fatto l'Arsenale 2011, non c'entra niente. Inoltre, queste cose dovrebbero essere chieste agli uffici. Come vi ho già detto all'inizio, il Consiglio Comunale non è il luogo del quiz, che voi venite qua e ci dite sul computo metrico del lavoro X ci sta scritto questo. I politici non sono tenuti a sapere il valore X del computo metrico, altrimenti torniamo alla questione precedente. Nei precedenti consigli dove vi siete lasciati andare in dichiarazioni piuttosto gravi rispetto ad alcuni interventi di somma urgenza, come se quasi quasi noi dovevamo chiamare a chissà quale tecnico per chiedere conto di determinati computi metrici. Gli uffici del comune sono i tecnici dell'amministrazione, esattamente come lo erano ai vostri tempi. Voi non è che all'epoca se arrivava un computo lo portavate a un vostro tecnico personale di fiducia, c'era l'ingegnere o l'architetto o il geometra preposto al servizio XY che doveva validare o meno il contenuto di quello che portava la direzione dei lavori e le ditte che avevano eseguito i lavori. Punto. Ma non cerchiamo ogni volta di fare sta caccia alle streghe come se quasi quasi uno... Cioè il Consiglio Comunale è il luogo del dibattito politico. In questa sede noi dovremmo fare proposte, suggerimenti, proposte alternative rispetto a quello che porta il Consiglio. Ogni volta venimo qua e facciamo i quiz, probabilmente perché qualcuno non si legge gli atti allegati al Consiglio. Date che dovreste venire già studiati, tra virgolette, cercate di essere più preparati per i prossimi consigli. Detto questo, ricordo a me e a tutti che l'oggetto dell'ordine del giorno è l'affidamento dei servizi alla società in house, per cui vorrei che tornassimo al punto e se la discussione è esaurita metterei in votazione. Giusto di due minuti. Se è pertinente con l'argomento dell'ordine del giorno. Mi sono piaciute le parole della dottoressa Cobalto quando dice fare e fare bene. Allora, l'oggetto della discussione, del dibattito, è proprio quello là. Però il fine non può essere per forza il litigio, perché, perché ogni volta vedo che si marca. Allora, torniamo un attimo sull'argomento, per esempio, Amalfi Mobilità, no? Ma chi è che sta litigando, scusa? Io non sto litigando con nessuno. Nel senso che nella polemica politica. E perché? Spiego questo. Perché è chiaro che uno, se sta dall'altro lato, non la pensa nella stessa maniera. E faccio un esempio, per esempio, di Amalfi Mobilità, no?
voi ad Amalfi Mobilità avete dato l'accesso alla ZTL, no? Io penso che non è cambiato niente da quello che c'era prima. Naturalmente possiamo stare ore a discutere, quindi non sono d'accordo su questo, e voi rimanete della vostra idea, io rimango della mia. Su questo argomento, il 2011, io mi permisi di scrivere una lettera amichevole a Francesco De Riso, a Daniele Milano e a Alfonso Spada, non mi ricordo chi, a Gennaro Pisacane, di sederci in piazza e vedere com'era la situazione. Io ancora oggi dissi prendiamoci un caffè al bar francese e ancora oggi sono della stessa idea. Non so se, quindi per me, tra il comando dei, cioè il fatto che sia stato trasferito l'accesso dei ZTL dal comando di polizia comunitaria ad Amalfi Mobilità, per me ci doveva essere qualche cambiamento, non è cambiato niente, e lo sa bene pure qualcun altro che siete qua, lo sa benissimo. Detto questo, consigliere Luca, Laudano, il qualcun altro che le risponde, probabilmente non è cambiato ancora abbastanza. Penso che prossimamente cambierà ancora qualcosa e sarà molto molto evidente. Lavori in corso, si sa che la pubblica amministrazione non si è mai veloce, perché soprattutto certi tipi di progettazioni vanno a lungo, però vi posso assicurare che cambierà abbastanza a stretto giro, perché non è cambiato ancora abbastanza. Sono d'accordo con te che non è cambiato tanto, molto è cambiato, perché oddio, salendo a Valle dei Mulini si parcheggia. Ma oggi fino a qualche tempo fa era un po' più complicato, un tantino più complicato. Mi dispiace. No, dottore, no, io salgo e io parcheggio personale non ne ho, voi non lo so. E mi fermo qua. Io parcheggi personali non ne ho, voi non lo so. No, però io salgo e scendo. Se volete, se ci facciamo una passeggiata, se prima quanta posti troviamo durante una giornata. Ok? È una situazione già difficile, là non è possibile che trovare aree infinite. Ma stanno finendo parecchie, come si suol dire, putechelle, parecchie situazioni che si verificavano prima non si verificano più. È la sensazione, severa. Basta però, come dice il sindaco, cioè, vengo interrotto, nonostante il mio spirito. Ti chiedo scusa. Allora, la passeggiata, se la vuole fare, assessore De Riso, se la faccia con me. Due, qualcosa è cambiato e lo sa bene che cosa è cambiato, ma non è cambiato per tutti. E con questo non è una polemica, assolutamente. Anzi, il 2011 il dottore De Luca disse che era meglio per la mia salute che me ne andavo a mare. Quindi sono convinto sempre di più che le parole di De Luca allora furono buone. Quindi qualcosa è cambiato, ma non per tutti. Detto questo, riguardo alla frecciatina, caro sindaco, del computo medico della pietra, il problema è che io... Ma non è una frecciatina, non è assolutamente, c'è un riferimento esplicito a cose dette in consiglio comunale, io frecciatina non ma ne io ne la ripeto. Continuo a ripetere, allora, questo, il consiglio non è il luogo dove venire a fare il quiz, a dire il computo medico, ho trovato sta voce, queste cose si vedono con gli uffici, qua stiamo a fare proposte. Se tu mi dici non sono d'accordo che Amalfi Mobilità debba gestire il servizio di accesso alla ZTL, questo è un argomento che potrebbe essere bene oggetto del Consiglio Comunale e poi mi dovresti motivare del perché secondo te era meglio che lo gestisse il Comando di Polizia Municipale anziché Amalfi Mobilità. Noi nelle puntate precedenti, quando in Consiglio di Consiglio abbiamo parlato di riorganizzazione degli uffici e servizi, abbiamo spiegato la ratio che ci ha condotto a realizzare determinate modifiche all'organigramma, a spogliare il comando di polizia municipale da funzioni di rilascio titoli in favore di un maggiore potenziamento dell'attività di controllo, nel senso togliergli il tempo che loro dedicavano a determinate cose di rilasciare titoli per dargli più tempo a fare controlli. Questa è stata la ratio. Dopodiché tu mi dici secondo me ti fatto una fessarì, no, io lo accetto, no, e può essere oggetto di dibattito. Tutte le altre questioni minuscole, ti prego non le menzionare, perché se vogliamo parlare di ZTL, accesso e scenatori, poi si apre veramente un mondo. Non mi devi mettere parole in bocca, io non ho mai detto fessarì, io mi mantengo sempre sul mio e non uso termini, non ho mai detto fessarì. Per quanto riguarda la dieta... chi ha detto la parola fesseria? Chi ha detto la parola? No, e allora voi dovete essere responsabili di quello che dite. Io sono responsabile delle cose che dico. Chi ha parlato di fesserie? Sto dicendo che se tu dici questa cosa rispetto al fatto che secondo te non è efficiente che la partecipata gestisca la ZTL, è secondo me argomento di consiglio comunale. Dopodiché devi mettere una virgola e mi devi spiegare perché.
non è conveniente e perché era meglio che lo facessi il comando di polizia municipale. Questo è un ragionamento da consiglio comunale, ok? Il controllo? Il controllo, appunto, non il rilascio dei titoli. Stiamo dicendo la stessa cosa, siamo d'accordo. Io ho detto semplicemente, ho detto anche semplicemente che non è cambiato niente dalla vecchia gestione alla nuova gestione e prontamente se avevo sbagliato qualcosa, l'assessore De Riso non doveva intervenire. Io ho detto semplicemente non è cambiato niente, no? Ma l'errore in che cosa sta? Che l'assessore De Riso è intervenuto e ha detto invece sono cambiate poche cose e cambieranno molte cose. Ma la stessa cosa la va dicendo in giro da anni e io questo cambiamento non lo vedo. Per questo dico, da buoni amici, sì, ci sta il cambiamento. Ci sediamo, come vi dissi, il 2011 al bar francese e vediamo se il cambiamento c'è o non c'è, o se per qualcuno Vabbè, c'è. La discussione... Detto questo, per quanto riguarda la pietra, io ho semplicemente detto che il computo medico non c'è, che là ci sta una sola voce singola, mi dice lavori a corpo 60.000 euro. Io non ho letto il computo medico. Questo è... Basta. Vabbè. La discussione è chiusa, poniamo in votazione la proposta come letta dal consigliere Malè. Consiglieri favorevoli per alzata di mano, 9, consiglieri contrari, 3, astenuti, 1. Votiamo distintamente per la immediata esecutività, consiglieri favorevoli, 9, consiglieri contrari, 3, astenuti, 1. La proposta è approvata, passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, relazione all'assessore al contenzioso dottore Francesco De Riso. Grazie sindaco, passo subito alla lettura della relazione proposta. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, articolo 194 decreto legislativo 267/2000. Il responsabile del servizio finanziario, visto l'articolo 194 del decreto legislativo 267/2000, viste le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio presentate dai responsabili dei servizi competenti per materia, con i pareri favorevoli al riconoscimento espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo numero 267/2000, considerata la necessità di dover procedere al riconoscimento degli stessi per evitare ulteriori aggravi di spese ed interessi, attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000, modificato ed integrato dalla legge 213 del 2012, visto il regolamento di contabilità armonizzato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 11 del 31/2017, visto il parere del revisore dei conti allegato alla presente, propone di riconoscere i debiti fuori bilancio allegati alla presente relazione come da proposta dei responsabili di servizio. Primo debito, lettera A, articolo 197, decreto legislativo 267/2000, oggetto della spesa, risarcimento danni e spese di giudizio da sinistro sul territorio, sentenza 494/2023, giudice di pace di Amalfi, creditore signora Amalia Cretella, avvocato del creditore, avvocato Paolo Imperato, ufficio proponente settore amministrativo. Importo del debito euro 2.754,77. L'importo corrisponde a risarcimento danni per euro 1.472,97, spese di giudizio 1.081,80, spese di registrazione euro 200. Secondo debito, lettera articolo 194, decreto legislativo 267/2000, oggetto della spesa liquidazione spese CTU su sentenza per risarcimento su occupazione suolo privato, sentenza 4148/2023, Tribunale Civile di Salerno, ufficio proponente settore amministrativo, importo del debito euro 1.966,86. L'importo corrisponde a competenze tecniche CTU per euro 1.261,86, spese di registrazione euro 705. Debito numero 3, lettera articolo 194, decreto legislativo 267/2000. Oggetto della spesa, condanna alle spese processuali derivanti da sentenza avente ad oggetto contravvenzione al codice della strada. Sentenza 279/2023, giudice di pace di Amalfi. Ufficio proponente settore polizia municipale, importo del debito euro 145 per spese legali. Quarto debito, lettera articolo 194 decreto legislativo 267/2000, oggetto della spesa rimborso spese CTU riconosciute dal giudice, sentenza 96/2023 Corte di Appello di Salerno. Ufficio proponente settore amministrativo, importo del debito euro 901,73 per spese di CTU.
propone di imputare la spesa dei debiti fuori bilancio numero 1, 2, 3 e 4 al codice di bilancio 01 11 1 10 05 02 001 capitolo 2483 dell'esercizio finanziario 2024. Importo dei debiti fuori bilancio pari complessivamente a euro 5.768,36. Di provvedere al successivo inoltro alla Corte dei Conti degli atti quali possano emergere responsabilità per eventuali danni erariali. In realtà ci troviamo ad approvare quattro debiti fuori bilancio, come in realtà già si evince da quanto letto, riguardano il primo un risarcimento danni per sinistri sul territorio, secondo la liquidazione di spese di CTU praticamente su sentenza del giudice, quindi siamo stati condannati a pagare le spese del CTU, questa stessa cosa anche per quanto riguarda il quarto debito, mentre per quanto riguarda il terzo siamo stati su un annullamento di una contravvenzione al codice della strada, siamo stati condannati al pagamento delle spese legali. Grazie Assessore, ci sono interventi da parte dei consiglieri. Laudano. Prima di intervenire volevo chiedere all'assessore De Rizzo se è possibile avere delle delucidazioni in merito al secondo, terzo e quarto debito. Il CTU. No, non è possibile, fanno parte del materiale allegato. Come ho detto prima, non dovete venire qua a fare i quiz, le cose le dovete leggere prima di fare il consiglio. Dovete fare un intervento. Se dovete fare sindaco, un intervento. Sindaco, scusate, però una cosa, voi ci avete mandato sui documenti inviati per PEC una ulteriore sentenza. Quella nei confronti di un cittadino di Amalfi per oltre 50.000 euro fra spese legali e altro. Allora, volevo sapere qua non c'è traccia in questa. Allora, guardate, i debiti fuori bilancio sono i quattro letti dall'assessore e c'è il materiale legato relativo ai quattro che ci avete mandato. C'è il relativo, ci sono quattro debiti, portate l'attenzione, e ci sono gli atti allegati ai quattro debiti. Se per sbaglio l'ufficio ha fatto una scansione in più, in una cosa che non c'entra e che non è oggetto della proposta, è un mero errore. Allora sarà stato un mero errore materiale, perché chiaramente ci è arrivata pure a noi una sentenza in cui penso che forse avrete fatto appello probabilmente, perché se no non lo so. I debiti sono quattro e sono quelli che ha letto l'assessore nella relazione. Tramite PEC ci è stata inviata una documentazione che stasera di cui non stiamo discutendo. E sarà stato un errore della segreteria. Se chiedete dai maggiori informazioni sul debito numero 2, 3 e 4, che è quello che ha letto, io vi dico no, le informazioni stanno negli allegati della relazione. Non è che vanno una spiegazione. Tramite PEC mandate la documentazione oggetto di discussione in Consiglio Comunale. Sta qui. Poi noi veniamo stasera, l'assessore De Rizzo legge tutt'altri debiti, allora non ci avete messo nelle condizioni di poter, prima del Consiglio Comunale, entrare nel me, io tengo qua alla PEC. Ma io sto chiedendo, scusate, sto avendo delle... Allora io tengo una sentenza... Se c'è qualcosa in più è un mero errore, se c'è qualcosa in meno è un altro discorso. Cioè, se ci sono questi quattro più un altro che non ci dovevo, non è stato mandato. Ma il consigliere De Luca non ha chiesto conto del debito, la sentenza di 50.000 euro, ha chiesto maggiori dettagli sul debito numero 2, 3 e 4 che hai letto tu. Quindi fa riferimento a una documentazione già di pertinenza della proposta. Allora, quello che volevo dire prima è che ribadisco. Ma ho fatto una richiesta assurda. Non è una richiesta assurda. Voi in consiglio comunale dovete venire dopo aver già studiato gli atti del consiglio e dovete fare interventi tipo politico, non dovete venire qua a chiederci conto della sentenza o sinistra, signore cosa ha fatto a strada X, non è questo oggetto del consiglio. Se pensate che il consiglio comunale è questo, avete sbagliato posto, quello è il bar. Sindaco, In questo momento lei sta offendendo quelle decine di persone che ci stanno ascoltando. Allora, se il consigliere De Luca avesse fatto bene il suo lavoro, avrebbe letto tutti gli atti allegati alle proposte, avrebbe sintetizzato i contenuti
e in relazione a ogni singola proposta avrebbe fatto un intervento di tipo politico al più. Invece viene qua a dire in relazione al debito numero 2, 3, 4 chiedo maggiori spiegazioni. Se non avete studiato non ci venite all'interrogazione, ok? Voi non dovete venire a fare un quiz, dovete venire qua dopo sindaco, aver studiato. Mi dispiace che lei non si è laureato per fare il professore a scuola, perché sarebbe stato un ottimo professore. Io sto dicendo. Grazie. Nel momento in cui deve fare un intervento sul punto all'ordine del giorno, allora, ci sono interventi in relazione alla proposta detta l'assessore De Ris. Bagar non ne facciamo più, già ci siamo dilungati troppo dopo. Posso avere. Lei innanzitutto si è posto male perché ha detto prima dell'intervento voglio chiedere. Lei non ha facoltà di chiedere prima dell'intervento, lei o fa l'intervento o tace. Ma il fa l'intervento, faccia l'intervento. Ha il diritto di chiedere all'assessore competente di che cosa. Le ho preso una citazione di verbale di anni fa in cui lei da sindaco rispondeva all'opposizione. Io non sto qua a rispondere alle domande e oggi io le dico la stessa cosa. Io non sto qua a rispondere alle domande. Ma lei che dottor. Sta a fare lì, sindaco? Che cosa sto scaldando la sedia, dottore. Non preoccupare, sto scaldando la sedia. Sta offendendo gli amalfitani che ci stanno ascoltando. Sì. Perché la Malfitani li offende lei perché non studia le proposte che vengono allegate alle deliberazioni del Consiglio. Sindaco, studi e non offenda gli amalfitani. No, io mi sto offendendo gli amalfitani. Lei sta offendendo gli amalfitani nel momento in cui impedisce a un consigliere di avere notizie in merito di un argomento che è stato portato. Le notizie le devi chiedere prima di venire comunale. In Consiglio. Allora, ora le tolgo la parola e andiamo avanti. Parola al consigliere Laudan. Prego, consigliere Laudan. Questa è la democrazia in questo comune. Sindaco, buonanotte a lei. Detto da lei è un complimento. Andiamo avanti. Consigliere Laudano, prego, se no le devo togliere la parola se non interviene. Deve intervenire lei, le ho dato la parola, deve intervenire. Allora, cerco di... Posso? Cerco di sdrammatizzare sul fatto di studiare. Una poesia che mi affascinava tanto di Carducci diceva studio e molte altre virtù davanti San Guido, molti l'hanno studiato. Venendo ai debiti fuori bilancio, un attimo che metto a posto le carte. Allora, sul primo debito Amalia Cretella paghiamo... Evita i nomi, evita no, i nomi. No, chiedo scusa. Paghiamo un danno da sinistro sulla strada salita ospedale che è stata asfaltata da poco. Chiaramente non è che le buche si fanno in continuazione, però ci vorrebbe maggiore attenzione, anche perché ho letto all'interno la relazione e parla che è stato fatto un intervento dai dipendenti comunali. Secondo debito... pagamento di una perizia, non ho niente da dire. Terzo debito è curioso perché c'ho a che fare 3-4 volte al mese io perché pago multe, cioè un giudice di pace che condanna il comune di Amalfi avendo un numero di targa. La cosa è strana, molto strana. Come al solito in Italia la burocrazia è quello che conta, cioè io giudice tengo un numero di targhe, cioè, faccio pagare al comune, cose assurde, perché chi tra l'altro è un numero di targhe di una compagnia assicurata, di una compagnia che affitta le macchine, quindi comunque il numero di targhe utente sarà una piglia che la compagnia che affitta le macchine, certamente non col comune di Amalfi. Il quarto debito... Leggo giusto due minuti l'atto di pignoramento. Cerco di sintetizzare. Corte di appello di Salerno, seconda sezione civile, pubblicata il 31 gennaio, è già notificata a debitore a mezzo PEC il 1 febbraio 2023, non impegnata dal comune nei termini di legge, è passata in giudicata il 1 febbraio. Dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione giudice, all'udienza del giorno 5 febbraio, luogo e dove con espresso invito a costituirsi nelle forme e nei termini di legge da presenziare agli atti ulteriori con un'avvertenza che non comparendo si precederà come per legge per la conclusione e le conseguenze da essa previste.
e contestualmente 15 febbraio 2024. Mi domando, e lo dico con chiarezza ma con gentilezza alla segretaria. Segretaria, più di una volta è successo questo fatto. Capisco che non paghiamo con la citazione, ma una sentenza passata in giudicato, aspettiamo il precetto e il pignoramento. Qua è tutto. Io da qua vedo il pignoramento, secondo me potevamo pagare all'epoca, invece abbiamo aspettato il precetto e il pignoramento. Anche se credo che risale ad epoca. Lo dico io, perché alla fine nonostante i tentativi di contattare l'avvocato per prendere accordi e per i pagamenti, non c'è stato modo di avere interlocuzione, e c'è stato notificato direttamente il precetto poi successivamente. Quindi è stata una situazione molto particolare, è stato provato a contattare più volte, però, nonostante l'avvocato di Amalfi. Ti invito, evitiamo di leggere tutto, ti invito a leggere la sentenza, che cosa dice, che c'è stato notificato due volte. Parto di qua, parto qua, giusto per vedere. Non ci aveva prodotto la documentazione. C'è un atteggiamento furbesco in quanto alle notifiche dell'avvocato. Sì, se lei l'ha letto, sì. Allora, se l'ha letto, approfondirò allora la lettura, perché è inutile che te lo. Okay. Ci sono completato? Ho finito i miei. Ci sono altri interventi. È inutile leggerlo tutto il se già sai. Ok. Chiudiamo la discussione, poniamo in votazione la proposta come letta dall'assessore De Riso. Consigli favorevoli per alzata di mano? 7. Consigli contrari? 1. Consigli astenuti? 2. Votiamo distintamente per la immediata esecutività per alzata di mano. Consigli favorevoli? 7. Consigli contrari? Nessuno? 1. Astenuti? 2. La proposta è approvata. Trattiamo ora l'ultimo punto all'ordine del giorno, rubricato oneri di urbanizzazione del costo di costruzione. Aggiornamento del contributo di concessione commisurato alla relativa incidenza. Legge la proposta il consigliere Massimo Malè. Relazione proposta per il Consiglio riguardo all'aggiornamento del contributo di concessione commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione del costo di costruzione ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380/2001. Vista la relazione istruttoria allegata a firma dei responsabili del settore, acquisiti i pareri previsti per legge, propone di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Propone di adeguare ed aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del costo di costruzione, facendo riferimento alle ultime tabelle parametriche regionali approvate dalla Regione Campania, tenendo conto della variazione percentuale in aumento degli indici Istat intervenuta nel periodo compreso tra giugno e gennaio 2023, che risulta pari al 123,90%, con coefficiente di adeguamento FOI pari al 2.993%, ultimo indice nazionale Istat disponibile relativo alla variazione percentuale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, così come riportato ed esplicitato negli allegati A e B che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Propone di aggiornare, ai sensi dell'articolo 16,6 del decreto Presidente della Repubblica 380/2001, il costo relativo agli oneri di urbanizzazione, il cui costo unitario per metro cubo, costo di urbanizzazione, risulta pari ad euro 32,46 per metro cubo, così come determinato nella legata tabella A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Propone di aggiornare, ai sensi dell'articolo 16,9 del DPR 380/2000, il costo base di costruzione di nuovi edifici ai fini del calcolo del contributo afferente al costo di costruzione, pari in euro 490,58 a metro quadro. Aggiornamento ottenuto applicando la variazione percentuale degli indici Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale per il periodo giugno 1990-gennaio 2023, ultimo dato disponibile, così come riportato ed esplicitato nell'allegato B, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
propone di dare atto che l'adeguamento e l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione viene operato applicando la riduzione del 10% dei valori fissati dalle tabelle parametriche regionali ai sensi dell'articolo 1,2 delle norme per l'applicazione delle tabelle medesime di cui alla delibera di Consiglio della regionale Campania numero 119/1. Di stabilire che i nuovi importi troveranno applicazione per i permessi di costruire rilasciati successivamente alla data di esecutività della presente delibera. Per le SCIA e le CILA ed altri titoli edilizi i nuovi importi troveranno applicazioni per le istanze presentate al protocollo comunale successivamente alla medesima data e secondo il calcolo di cui alle tabelle di cui all'allegato C. Propone di stabilire che qualora l'importo dei contributi di costruzione superi il valore di euro 5.000 per costruenti immobili di proprietà di persone fisiche e 10.000 per costruenti immobili di persone giuridiche, gli interessati possono chiedere che lo stesso venga rateizzato con le seguenti modalità. 1. Con un versamento pari al 40% da versare al momento del rilascio del permesso di costruire o entro il 30° giorno dalla presentazione della domanda di SCIA, segnalazione certificata di inizio attività. Oppure il secondo e terzo versamento pari ad entrambi il 30% più interessi legali su base annua, valutati in base al tasso ufficiale di riferimento e la presentazione delle garanzie prescritte dalla legge fiduzione bancaria o assicurativa rilasciata da primaria compagnia nazionale assicurativa o istituto bancario. Il secondo versamento entro 6 mesi ed il terzo entro 12 mesi e comunque la cui scadenza non può superare i 60 giorni dalla comunicazione di fini lavori. Propone di stabilire che il mancato versamento delle somme alle scadenze così stabilite darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42 del DPR 380/2001. Propone di stabilire che decorso inutilmente il termine di cui alla lettera C del comma 2 del citato articolo numero 42, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito. Propone ancora di incaricare il responsabile del settore edilizia privata, urbanistica e protezione civile per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative. Propone di inserire il presente provvedimento al fine di darne la massima pubblicizzazione sul sito internet dell'ente. In conclusione, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 267/2000. Grazie consigliere Malè, per precisare anche e soprattutto a chi ci ascolta da casa che il presente atto è privo di rilevanza politica in quanto si tratta di un aggiornamento diciamo dovuto per legge dei valori relativi agli oneri di urbanizzazione e ai costi di costruzione, quindi non c'è alcun elemento discrezionale come è stato peraltro chiarito dal settore comunale competente nel corso della conferenza dei capigruppo. Ci sono interventi da parte dei consiglieri. Consigliere Laudano, prego. Io approfitto solo per dire che voto favorevolmente, ma ho preso la parola per dire che questo orario di consiglio comunale è perfetto, nei limiti del possibile e delle esigenze degli uffici per la prossima volta. Sarebbe proprio perfetto riconvocare il consiglio alle ore 18. Perché ho già detto, purtroppo dobbiamo lavorare, specialmente chi ha la malattia del lavoro, e quindi durante il giorno, la mattina specialmente, è un dramma venire al Consiglio Comunale. Ho concluso il mio intervento. Grazie consigliere Laudano. Mettiamo in votazione la proposta come letta dal consigliere Malè. Consiglieri favorevoli per alzata di mano? Tutti? Contrari nessuno? Astenuti nessuno? Votiamo distintamente per l'immediata esecutività. Consiglieri favorevoli? Tutti, contrari e astenuti nessuno, la proposta è approvata, l'ordine del giorno è esaurito, pertanto dichiaro chiusa la seduta odierna del Consiglio Comunale e auguro a tutti una buona prosecuzione di serata.